mentre invece a Napoli Est noi dobbiamo realizzare il grande polo della Green Economy, puntare su quelle imprese che hanno visto in avanti, che hanno puntato sulle energie rinnovabili, sul solare, sul geotermico, sul compostaggio, sul trattamento manuale meccanico a freddo, su tutte quelle formule che in questi anni sono state messe ai margini e che invece noi valorizzeremo già da oggi pomeriggio, da stasera, da stanotte, quando finiremo, con la prossima riunione di giunta, dove come impegnatoci in campagna elettorale approveremo come giunta del Comune di Napoli la prima delibera sui rifiuti che consentirà, per quante sono le competenze del Comune, perché ovviamente tutti sanno, chi ci ascolta, chi ci sta vedendo via web, i giornalisti presenti, che le competenze del sindaco sono importanti, ma fino a un certo punto. Ma quelle nostre ce le prenderemo tutte fino in fondo e da luglio partirà un grande piano strategico per il risparmio, il riuso, il riutilizzo dei rifiuti e per la raccolta differenziata nel territorio cittadino. Così altri si assumeranno la responsabilità politica di non metterci in condizione di liberare la città dai rifiuti. Perché come sapete quello è il compito che spetta in particolare la provincia e la regione. Io ho molto rispetto delle competenze del Presidente della provincia e del Presidente della regione, oltre che mi auguro che oggi da Roma i veti razzisti e xenofobi della Lega cadano e ci venga un provvedimento chiaro da parte del Governo. Altre cose che faremo subito, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, un accorpamento immediato delle società partecipate, perché producono un risparmio di spesa pubblica, un'efficienza, un'efficacia dei servizi. Già stamattina ho firmato un primo provvedimento che riguarda Asia, nelle prossime ore ci saranno accorpamenti di partecipate, riduzione dei consigli di amministrazione, in modo da favorire risparmio di denaro pubblico, efficienza e efficacia dei servizi e rispetto ovviamente tutela dell'interesse dei cittadini e salvaguardia ovviamente dei posti di lavoro, perché il lavoro è un diritto e non sarà assolutamente toccato, in modo che evitiamo di spaventare quelli che in campagna elettorale sono stati spaventati dalle alchimie e dalle paure di qualcuno che pensava che arrivassero i soldi a Palazzo San Giacomo. State tranquilli, i posti di lavoro non saranno toccati. La delibera sui rifiuti sarà approvata oggi pomeriggio, è una delibera molto molto articolata, abbiamo già incontrato anche gli industriali, commercianti, incontreremo i comitati civici, la cittadinanza attiva che abbiamo già incontrata, coinvolgeremo la città, sono pronti anche i detenuti di Poggio Reale a fare la raccolta differenziata, come mi ha comunicato l'autorità per il garante dei detenuti. Napoli sarà coinvolta e darà la dimostrazione a chi a volte pensa che è colpa dei napoletani se c'è la spazzatura per strada, non è così. Coinvolgeremo tutti nella raccolta differenziata e anche nella realizzazione immediata degli impianti di compostaggio, alcuni dei quali sono già pronti, almeno uno, a essere immediatamente messo in funzionamento, e dimostreremo che con la raccolta differenziata, gli impianti di compostaggio, il trattamento manuale a freddo, la solidarietà immediata di alcune regioni che altrimenti la città non la riusciamo a liberare da quello che è stato accumulato da chi ci ha preceduto, noi non solo libereremo la città dei rifiuti. Napoli sarà all'avanguardia non solo in Italia ma in Europa sulla green economy, risparmieremo denaro pubblico e faremo occupazione. Con l'inceneritore avremmo avuto, e qualora Caldoro volesse andare avanti, tanti soldi pubblici, appalti che già immaginiamo chi vincerà, pochi posti di lavoro e inquinamento ambientale. Quindi su questo ci sarà una sfida politica e istituzionale con tutti coloro che invece con protervia vorranno proseguire sulla strada dell'inceneritore. Altro tema sul quale stiamo già discutendo, stiamo lavorando sulla delibera, stanno lavorando gli assessori competenti, in particolare Anna Donati e Pino Narducci, ma non solo loro, anche altri. Chiuderemo gradatamente, gradualmente, intere aree della città al traffico. Non solo perché questo non è solo una scelta politica, cittadini, non è solo una scelta politica, è un dovere.
perché il sindaco è il responsabile cittadino della sanità. A Napoli c'è un aumento impressionante di malattie cardiorespiratorie, quindi è compito del sindaco, prima ancora della giunta e del consiglio, di garantire tutte le condizioni affinché Napoli sia una città che abbia l'aria come bene comune e che abbia un'aria pulita. Cominceremo dal centro storico, perché il centro storico è il cuore di questa città e in autunno sarà completamente chiuso al traffico. Ma non con quella chiusura allegra, cui certe volte siamo stati abituati, cioè la chiusura con le deroghe. Le deroghe ci saranno solo per chi ne ha effettivamente diritto, dai residenti privati, a chi deve effettuare turisti che devono entrare per andare negli alberghi, chi deve praticare carico e scarico delle merci, ma non ci saranno eccezioni per nessuno e ovviamente nemmeno per il sindaco. Nel centro storico si andrà a piedi, e coinvolgeremo tutta la città, perché non è semplicemente la pedonalizzazione. Noi staremo vicino in ogni modo, non solo dal punto di vista economico, ma in tutte le forme di comunicazione che l'amministrazione è capace per garantire ai commercianti, alle botteghe dell'arte, bed and breakfast, agli alberi, all'università, di rendere il centro storico assolutamente vivo e vivace. E per essere ancora più vivo e vivace ho già dato una direttiva politica espressa, esplicita, che è stata ovviamente accolta da tutta la giunta, in particolare dall'assessore competente Bernardo Bernardino Cucillo, di lavorare immediatamente finché una parte del patrimonio immobiliare, che tra l'altro non produce alcun tipo di ricchezza economica a questo comune, anzi, verrà immediatamente censito e verrà in parte affidato a tutte quelle cooperative, associazioni, fondazioni, chiunque voglia creare dei luoghi di aggregazione, dai laboratori del teatro, della musica, del cinema, dei migranti, degli studenti, per chiunque voglia incontrarsi nel centro storico come altrove, in modo da creare luoghi in cui la città sia viva. È dalla campagna elettorale e dagli incontri istituzionali proprio in queste ore, dalle pressanti richieste di importanti consoli e ambasciatori che hanno tutti quanti formulato richieste in termini di sicurezza. Al sindaco non sfugge ovviamente il dato, anche perché così lo ricordiamo a tutti, che il sindaco non è il responsabile ovviamente della sicurezza di questa città, lo sono altri, ai quali va il mio saluto, il mio doveroso ossequio e il mio rispetto. Ma il sindaco, essendo il primo cittadino, per quelle che la giunta e il consiglio prendiamo, per quelle che sono le loro prerogative e competenze, dovranno fare molto, molto di più rispetto a quello che è stato fatto in tema di sicurezza, anche a cominciare da gesti simbolici. Simbolici, tra virgolette, la presenza del sindaco e non di persone delegate all'interno del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica. Perché la sicurezza sta a cuore al sindaco e ai suoi cittadini, e allora il sindaco si deve assumere le responsabilità di sua competenza anche in tema di sicurezza. La prima, lavoreremo da subito per valorizzare al massimo la Polizia Municipale. La Polizia Municipale è fondamentale in città, è fondamentale per il ruolo che svolge, è fondamentale perché rappresenta l'immagine della città, l'immagine per il cittadino e per i turisti che vengono. Io confido moltissimo sulle capacità professionali e sulla voglia anche per il riscatto di questa città che può avere la Polizia Municipale. Un ruolo fondamentale che ovviamente significa essere presenti in tutto il territorio cittadino, significa essere presenti non solo in alcune piazze, ma in tutte le piazze, e siccome Napoli deve essere, come tutte le città mondiali, non solo europee, una città che vive tutto il giorno, anche la sera e anche la notte, ci impegneremo subito affinché anche la presenza della Polizia Municipale sia garantita in tutto l'arco della giornata, in modo che i cittadini si sentino garantiti dalla presenza dell'amministrazione comunale attraverso la Polizia Municipale. Una città è sicura se è viva. Una città è sicura non se mettiamo i carri armati negli angoli delle strade, quindi il compito dell'amministrazione comunale è quello di rendere viva, partecipe, piena di allegria e di
voglia di stare per strada in questa città. Quindi favoriremo l'accesso in tutti i luoghi, a cominciare da quei parchi e giardini che vengono inaugurati, ma non si sa per quale motivo sono chiusi e saranno immediatamente aperte le prossime settimane, a costo di ridistribuire ovviamente le risorse umane all'interno del Comune di Napoli. Lo stesso vale per i centri sportivi, dove l'impegno del sindaco e dell'amministrazione è massima da subito, già siamo a lavoro, non solo per quella che era l'unica, fino a qualche tempo fa, ideologia della città che era il calcio Napoli. Ovviamente ci sarà l'impegno massimo perché lo Stadio San Paolo, per quello che compete al Comune, si è messo in condizione per affrontare da subito, da settembre, dei parametri UEFA, la Champions League, ma sport non è solo calcio, sport è anche piscina, atletica, rugby, basket, pallavolo e quant'altro. Quindi noi dobbiamo assolutamente creare le condizioni perché non solo i nostri giovani, ma tutti, e anche i diversamente abili, verso i quali io a giorni formalizzerò la creazione dell'ufficio per il garante dei diversamente abili, potranno praticare sport, perché lo sport significa creazione, significa socializzazione, significa mensa sana e corpore sano, ma significa anche risparmiare denaro pubblico, perché significa investire in medicina preventiva ed evitare dei rischi che già incombono su questa città. Non so quanti di voi sanno che Napoli è la città che ha il più alto numero di obesità infantile. Segno evidentemente che dobbiamo fare molto, e l'assessore all'ambiente lo sa, anche in termini di igiene, di diverse modalità di nutrizione, di comunicazione. Napoli deve essere all'avanguardia non solo sulla green economy, ma anche sulle scelte virtuose in termini di alimentazione. Dobbiamo essere una città di esempio, non una città, come ci è capitato in queste settimane, in questi mesi, di vergognarci all'estero perché non riusciamo a risolvere il problema della spazzatura. E da questo punto di vista sono convinto che anche insieme al Presidente Caldoro e al Presidente della Provincia si possa tutti insieme lavorare per fare il bene di questa città. Le occasioni sono straordinarie. Un altro impegno programmatico sul quale sono già al lavoro, prima personalmente, adesso insieme alla Giunta, il porto. E abbiamo un'occasione, abbiamo una realtà già straordinaria che può essere enormemente potenziata, che è il porto, ma non solo in termini di turismo, 1.400.000 crocieristi all'anno che noi dobbiamo far scendere dalle crociere e non farli rimanere dentro perché hanno paura di scendere dalle navi o perché non hanno un servizio di mobilità o hanno una città intasata o piena di immondizia che non scendono, perché se scendono 1.400.000 persone significa commercio, significa turismo, significa ricchezza economica. Ma il porto significa anche industria, significa cantieristica, significa commercio, significa valorizzare quella grandiosa e straordinaria anche opera strutturale che è il nuovo San Vincenzo. Siamo da subito al lavoro, come promesso in campagna elettorale, per restituire tutto il mare ai napoletani. Ho fatto proprio due giorni fa un incontro con tutti con il personale, con i dirigenti responsabili dell'amministrazione comunale, per farvi illustrare le procedure per nel più breve tempo possibile consentire che non solo via Caracciolo, che infatti già lo è Valleampi, ma sia via Caracciolo con il suo mare e la sua spiaggia, ma anche Bagnoli e Napoli Est vengono una volta per tutte consegnate a tutti coloro che vogliono farsi il bagno in questa città, come accade in altre città d'Europa e in altre città del mondo. Non vedo perché non debba accadere a Napoli. Se noi lo vogliamo, ce la facciamo. Abbiamo scadenze immediate, molto importanti. Una sulla quale stiamo immediatamente lavorando è quella dell'America's Cup, per vedere se ci sono le condizioni, come io credo, di portare un grande evento a Napoli, un evento che può portare vela, può portare turismo, può portare lavoro, purché tutto ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle cornici ambientali e di salute.